allora, come si fa a diventare arrotino? O c'hai un parente, o abitavi sotto l'arrotino, oppure studi il corno francese al conservatorio, ti diplomi, lavori all'estero, fai un figlio, torni in Italia, le orchestre in Italia chiudono, lavori a destra e a sinistra vendendo materiale di equitazione, in edicola, cantiere. Però c'è un negozio d'arrotino, perché non provi a fare l'arrotino? Rilevi il negozio d'arrotino e dentro non ci trovi un nemmeno quello che hai pagato, però ci trovi la passione della routine. Quello che mi ha insegnato la musica è comunque fai una cosa per passione, la capacità di concentrarsi su una cosa, di essere meticoloso su un pezzo. Io sono fiero dei miei pollici e me li sono lavorati da solo. Cos'è che dà soddisfazione nel lavoro? È che tu magari hai una qualità e quindi hai un'identità. Sono arrotino per caso, però posso dire essere arrotino. E poi ci vuole anche coraggio, ci vuole di non demordere, sempre il sorriso. C'è sempre la Caritas, ragazzi. Lo dare da mangiare la Caritas, eh?